Bentrovati a una nuova puntata di Orobi Extra. In questi anni ci siamo sempre occupati del progetto Stambecco Orobi, del quale siamo anche partner con la nostra rivista e che adesso approda dopo 3 anni di contest fotografico e di ricerche. In un bellissimo libro lo ha realizzato Luca Pelliccioli, che è anche l'anima di questo progetto. Lo troviamo collegato. Bentrovato Luca. Un libro Grazie, buonasera a tutti. fotografico con le fotografie, alcune delle quali già conosciamo attraverso il contest, e tantissimi contributi che ripercorrono la storia del vostro progetto, ma proprio anche la storia della reintroduzione di questi splendidi animali sulle Orobie. Sì, grazie per l'invito. Il libro è l'atto conclusivo del progetto Stambecco Orobi, è un progetto nato a maggio del 2017, un progetto culturale nato sostenuto dalla sezione del CAI di Bergamo, al Comitato Scientifico Centrale, al Parco delle Orobie e numerosi altri partner tecnici, scientifici e istituzionali. È nato come progetto culturale per ricordare i 30 anni della reintroduzione dello Stambecco sulle Alpi Orobie. E l'idea è stata quella di stimolare gli escursionisti ad un'osservazione consapevole delle bellezze del nostro territorio e in particolare dello Stambecco. Da qui si è poi trasformato in un progetto di citizen science, quindi tutti gli escursionisti attraverso le loro immagini si sono trasformati in segnalazioni di presenza di questa specie all'interno del territorio orobico ed hanno contribuito ad un database generale che ha permesso poi, interpretando perfettamente i principi della citizen science, che ormai è ampiamente riconosciuta da tutta la comunità scientifica come uno strumento importante per raccogliere dati, hanno contribuito a descrivere a 30 anni dalle prime reintroduzioni la situazione demografica di questa specie sull'intero arco orobico, andando anche a individuare alcune caratteristiche come alcuni soggetti particolari e la presenza di alcuni animali in zone dove magari non ci aspettavamo la loro presenza. Avevate fatto una scommessa, ma che ha avuto fin da subito degli ottimi risultati, una grande partecipazione. Sì, è vero, come tutte le idee e progetti che nascono, è nato come voglia e desiderio di dare un contributo in occasione di questa ricorrenza. Durante questo percorso abbiamo poi intercettato l'adesione e il coinvolgimento di molti partner, tra cui anche Orobie, senza i quali non sarebbe potuto esistere questo contest, e soprattutto l'entusiasmo e la partecipazione, di cui vi ringrazio, di tutti coloro che hanno partecipato, perché io insieme ad un gruppo di amici ho coordinato questo progetto, ma questo progetto è diventato, possiamo dire, importante. Grazie alla partecipazione di tutti. Nel primo anno sono state inviate 600 foto, poco più di 600 immagini, nel secondo anno poco più di 800 e nel terzo anno 1115 immagini per un totale complessivo nel triennio di 2530 immagini. Quindi è stato un successo inaspettato, peraltro anche immagini di elevata qualità con partecipazioni anche importanti. E alcune di queste immagini sono state poi premiate ogni anno nell'ambito del contest, e poi siamo arrivati all'atto finale, che è appunto questo libro. Passando anche attraverso mostre e attraverso viaggi, questo progetto ha veramente coinvolto tantissime persone e tantissime comunità diverse. Sì, è un progetto che poi è stato declinato a più livelli. Una di queste azioni è stata poi, appunto perché abbiamo raccolto molte immagini e molto materiale, ma questo lo voglio anche sottolineare, è stato possibile perché questo fa parte del principio base della citizen science. Noi l'abbiamo applicato a un metodo di lavoro che non ho inventato io, ma è ormai sfruttato a diversi livelli da tutte le comunità scientifiche, dove quindi ogni cittadino nell'ambito della propria attività può fornire delle segnalazioni. Ovviamente queste segnalazioni devono essere coerenti con l'obiettivo del progetto. Questa segnalazione viene poi validata dallo stesso comitato organizzatore e quindi noi durante questo percorso abbiamo raccolto filmati, immagini, inedite, testi, testimonianze e quindi una di queste azioni è stata la realizzazione di una mostra con 12 pannelli autoportanti.
che peraltro è stata anche presentata come in anteprima nell'ambito della settimana della biodiversità al Parlamento europeo a Bruxelles a febbraio del 2019. Da qui poi è stata poi, ed è attualmente ancora disponibile per chi la volesse esporre, è stata in Regione Lombardia, è stata in diverse sezioni del CAI del Lombardi e alcuni comuni, e quindi insomma è un modo, il nostro obiettivo era, questo è stato un progetto culturale, quindi l'idea era di diffondere la conoscenza della biodiversità del territorio, ma anche di fare comunicazione su un corretto approccio all'osservazione degli animali nel pieno rispetto dell'ambiente e del loro benessere. Tra l'altro, lo accennavi prima, avete appunto potuto mappare la presenza degli stambecchi ed è possibile anche vederla con uno strumento informatico. È veramente molto bello e molto interessante capire dove si trovano gli Sì, stambecchi sulle questo. robbie. Grazie, esatto, a tutte le segnalazioni che ci sono state fornite erano georeferenziate e quindi noi, grazie alla collaborazione anche con Geoportale del CAI e col Globo, una società che si è offerta di darci un contributo, siamo riusciti a mappare la distribuzione di questi animali ed è stato molto interessante perché è stata poi messa a confronto con i mappali su quelle aree di vocazione che erano state stimate nello studio preliminare nel 1989 durante il primo progetto di reintroduzione. E poi, tra l'altro, tutti questi dati, un'altra, diciamo, delle azioni significative, siamo riusciti anche a pubblicarli su una rivista scientifica internazionale, che è la rivista di biogeografia, che quindi ha dato un'ulteriore validazione scientifica di tutto questo percorso, che, ripeto, non è il percorso del gruppo di lavoro, ma è il percorso di tutta la comunità che ha partecipato, ha fornito dati e quindi hanno permesso di contribuire alla conoscenza della biodiversità delle orobie ed in particolare di questo animale. Un successo, penso, legato anche allo stupore che sempre suscita l'incontro con uno stambecco. Uno stupore che si ritrova anche in tante testimonianze riportate nel libro. Sì, a conclusione, come ulteriore, chiamiamola declinazione di azione di questo progetto, ci siamo ritrovati con queste 2530 immagini, alcune veramente belle che avevamo già avuto modo di apprezzarle durante la premiazione delle tre edizioni del contest, ma abbiamo voluto dare un ulteriore contributo, lasciare una testimonianza di questo percorso che potesse essere uno strumento anche per avvicinare anche le generazioni più giovani che hanno una coscienza ambientale molto sviluppata alla conoscenza dell'ambiente. Quindi abbiamo fatto una selezione di 52 immagini, non è stato semplice perché alcune erano veramente belle, ma abbiamo detto dedichiamo un'immagine di stambecco alla settimana dell'anno, quindi 52 immagini, ogni immagine accompagnata su questo libro da una testimonianza scritta, un'emozione, una suggestione che abbiamo chiesto a ricercatori, professori universitari, amici della montagna, faunisti, ma anche semplici escursionisti, che hanno voluto raccontare in poche righe, in pochissime righe, il loro rapporto con la montagna, con questo animale, raccontando una loro emozione. E quindi a fianco di una bellissima immagine si legge anche una suggestione di un appassionato di montagna. Ci sono anche le testimonianze di chi si è occupato della reintroduzione 30 anni fa. Esattamente, la prefazione del testo è affidata al professor Martinoli, Adriano, che è dell'Università dell'Insubria, che ha raccolto di fatto l'eredità del professor Tosi, si era occupato per prima, aveva avuto questa visione di questa reintroduzione. C'è poi questa prefazione affiancata anche dalla prefazione del professor Paolo Lanfranchi dell'Università di Milano e da due contributi di due colleghi dell'Università di Torino, professor Meneguz e professor Rossi, che hanno dato, insomma, quindi c'è una testimonianza e una solidità anche scientifica con alcune prefazioni importanti. A queste si affiancano poi numerose di queste suggestioni dai guardiacaccia, da guide alpine, da tecnici faunistici, da appassionati di montagna, che hanno completato l'opera, dagli stessi fotografi che hanno partecipato.
Si racconta anche tutte le attenzioni, tutti i controlli che sono stati fatti in quegli anni per monitorare il reinserimento e il benessere di questi animali. Mi sembra che si siano trovati benissimo sulle orobie. Sì, hanno trovato un ambiente idoneo, oggi si stimano circa dal 90 circa reintrodotti, oggi se ne stimano, si parla di 1500 capi, quindi diciamo un numero considerevole che dimostra insomma il pieno successo di chi ha avuto questa visione. Ecco, noi non abbiamo fatto altro che descrivere la realtà, non siamo entrati poi in aspetti tecnici troppo specifici, ma il nostro è stato uno sguardo a questo percorso. E abbiamo voluto raccontare una storia attraverso delle immagini. Il Ci sarà un proseguo del progetto? progetto era nato con l'idea di farlo durare un anno, poi ci siamo allungati a 2 anni, poi a 3, e che quindi abbiamo ricalcato il triennio dell'87-90 che è corrisposto alla reintroduzione. Ci siamo poi dovuti fermare per i motivi che sappiamo. Non ci siamo comunque fermati perché la pagina Facebook è sempre attiva, quindi chi vuole mandare segnalazioni, cioè il progetto di Citizen Science è comunque attivo, quindi chi vuole mandare segnalazioni all'animale lo può fare. Abbiamo realizzato il libro e stiamo valutando se e come proseguire, anche se siamo arrivati comunque di fatto già ad un primo importante livello di conclusione. Quello che secondo me sarà importante è mantenere vivo questo entusiasmo per la conoscenza del territorio e sfruttare questo strumento della citizen science anche su altri fronti, non solo strettamente faunistici, ma anche per tutti gli altri aspetti che riguardano la flora, la geologia, gli aspetti climatici oggi molto attuali. E quindi tutti gli escursionisti possono diventare parte di un'importantissima raccolta di dati che poi gli scienziati ne fanno uso per riuscire ad arrivare a delle conclusioni importanti sul futuro del nostro territorio. Grazie a Luca Pelliccioli per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Orobie. E noi ci fermiamo qualche istante per dare spazio alla pubblicità. Ci ritroviamo tra poco. E siamo di nuovo insieme a Orobie Extra. Nel 2016 per Bergamo Immagine avevamo dato spazio alla mostra Mut Civiltà dell'Alpeggio con le splendide fotografie di Marco Mazzoleni, che racconta appunto la vita negli alpeggi, le persone che da tanti anni si occupano di mantenere vivi questi spazi delle nostre montagne e di renderli produttivi. La nostra mostra in questi anni ha girato molto e adesso è arrivata a Castellanza grazie alla richiesta da parte del CAI di Castellanza. Ci colleghiamo con loro che sono proprio dove si trova la nostra mostra. Ben trovato al presidente della sezione del CAI di Castellanza, Silvano Landoni. Vedo già la nostra mostra alle sue spalle. Sì, la mostra è alle nostre spalle ed è stata montata venerdì scorso in occasione della festa patronale e successivamente in occasione della festa delle associazioni sportive organizzata dall'amministrazione comunale, che ha avuto purtroppo un esito decisamente sottotono per effetto del meteo che è stato infausto per tutto il weekend. Noi comunque abbiamo garantito la nostra presenza sia venerdì in concomitanza con un'attività promossa sempre dall'amministrazione comunale. È stata visitata in quella serata lì da circa 200 persone. L'abbiamo tenuta aperta anche sabato con una presenza costante da parte sia mia che degli altri componenti del consiglio direttivo. E anche ieri mattina, in cui è stata programmata la Santa Messa con la presenza di Monsignor Agnesi, che poi ha voluto visitarla e che anche nel pomeriggio ha proseguito purtroppo. Con l'inclemenza del tempo, magari domani, ieri abbiamo avuto una presenza limitata di persone. Adesso poi la spostiamo giovedì in ambito Palazzo Comunale, perché è previsto un ritorno della banda di Santa Cecilia,
e ne vogliamo ancora garantire una presenza che diventa soprattutto un ritorno alla normalità, con ancora la presenza di questa mostra che secondo noi ha da sottolineare ed evidenziare un notevole impatto, sia massivo perché le fotografie sono grosse, sia come dire culturale, per quello che ha già ricordato la signorina Paulato per quanto riguarda la vita dell'alpeggio. Oltretutto, sempre in ambito CAI, questa mostra per noi è anche prodromica a un discorso di promozione del sentiero Italia CAI, e che per chi percorre questo sentiero Italia CAI è facile poi incontrare nell'ambito degli alpeggi le persone che la vivono e tengono vivo il discorso delle terre alte. Da che cosa è nato l'interesse verso questa mostra da parte vostra? Allora, come attività culturale, con Alfredo Cerini che è qui con me, che è un po' il motore per quanto gli eventi culturali, ne facciamo da parecchi anni, e soprattutto da 4 anni a questa parte proponiamo a tutta la cittadinanza un discorso di montagna raccontata, che va soprattutto e ha come filo conduttore una mostra. In questo caso noi l'avevamo valutata nell'ambito del FIST Festival, credo 2018, in Milano, in cui l'abbiamo vista e avevamo pensato che poteva essere sicuramente un evento da proporre per quanto riguarda il nostro CAI. Da lì è nata l'idea, e poi con questa ripartenza abbiamo subito pensato a questo tipo di mostra, che tra l'altro è favorevole perché viene svolta all'aperto e per cui ci ha dato questa possibilità. Nell'ambito della montagna raccontata presentiamo tante mostre, abbiamo fatto la penultima, che Gascebrun 4, che è dei ragni di Lecco, in una location sempre del comune di Castellanza, che è Villa Pomini, alla quale partecipano dei nomi, se vuole anche di nicchia, della montagna, come Marco Albino Ferrari, Caio Comics, Marco Faggiani e tanti altri, insomma. Quindi non soltanto escursione, ma anche un'attenzione alla cultura della montagna. Sì, per noi è fondamentale come via di accesso anche al grande pubblico, insomma, perché magari l'escursionismo, al di là dei boom che ha avuto in questi anni, anche in questo ultimo periodo, crediamo che la via culturale possa essere un media di approccio al CAI e al sistema montagna in senso generale. Oltre ai volti bellissimi ritratti dal nostro Marco Mazzoleni, la mostra dà spazio anche, mostra appunto anche gli paesaggi dell'Alta Val Brembana. Voi conoscete queste zone? Allora, per quanto riguarda la Val Brembana e quelle zone, obiettivamente ci veniamo poco per tutta una serie di ragioni legate soprattutto sull'escursionismo della giornata per i rientri, che da Milano poi diventano difficoltosi. Abbiamo avuto però alcune escursioni proposte in questi anni qua, mi viene in mente il Monte Alben oppure il Monte Linzone. Il Monte Linzone poi è alle spalle di Bergamo, non credo neanche sia a livello bergamasco, oppure per quanto riguarda l'Eurobia dalla parte del Pescegallo, Pisto Tre Signori e Rifugio Benigni. In questo senso qua sì, abbiamo proposto, e credo che nel prossimo programma escursionistico possano avere valenza anche da quel punto qui di vista. Siete comunque in modo generale comunque ancora un po' hinterland di Milano, quindi da un lato un piede nella metropoli e poi però lo sguardo alle terre alte. No, su questo qua non c'è dubbio, e crediamo di interpretare davvero quello che è l'incipit dello statuto del CAI, che è il far conoscere la montagna in senso lato, da Quintino Sella giù. È chiaro che per noi diventa sempre più non neanche un tentativo, ma una costante nel far conoscere. Abbiamo a questo livello qua delle collaborazioni anche con le scuole, e supportiamo le escursioni degli insegnanti, sia in ambito soprattutto magari a livello di montagna, ma però le ripeto, magari sul versante rosa piemontese o valdostano, ma anche nelle prealpi, insomma. E questo sempre per via di far conoscere sempre maggiormente la tematica della montagna e delle terre alte. Anche la parte architettonica e urbanistica in senso lato delle montagne e delle terre alte ci ha interessato e ci interessa. Ne accennava prima
le escursioni per fortuna sono riprese, il ritorno in montagna c'è stato e anche massiccio, possiamo dire così, in quest'estate. Sì, allora, massiccio, noi avevamo predisposto un programma già a fine di novembre dell'anno scorso, perché l'idea era quello di promuoverlo in un eventuale evento di auguri natalizi, anticipando, saltando le escursioni, siamo arrivati fino a una decina, da quando siamo ripartiti a aprile fino ad ora. Abbiamo fatto un mese di luglio ricco, poi ne avevamo programmati ogni 15 giorni circa, anche per dare agio al singolo partecipante di magari tirare un po' il fiato. Abbiamo ripreso domenica scorsa e riprendiamo domenica 25 con altre escursioni che erano programmate e che pensiamo di portare avanti ancora fino alla fine di ottobre, magari anche inizi di novembre. Ma la gente in generale è tornata in montagna quest'estate, allora, se ne è vista tanta? No, in genere ne abbiamo vista tanta, però come sa benissimo la montagna è talmente larga che magari ci si accorge quando ritorni per il numero di macchine che si trovano giù ai parcheggi. No, è notevole, noi abbiamo anche contatti con DF Specialist, che ha un negozio qui a Olgiate con il quale abbiamo avuto rapporti anche per quanto riguarda l'organizzazione dell'Assemblea regionale dei delegati del novembre 2018, e mi diceva appunto che l'assalto agli accessori e agli abbigliamenti a quanto necessario per andare a camminare anche a livello escursionistico è stato notevole sia l'anno scorso che quest'anno. Per cui sì, il ritorno c'è stato, anche se magari poi leggiamo le cronache di incidenti o di fatti gravi o meno gravi che comunque ci colpiscono, perché ci sono delle associazioni come il CAI presente nei comuni anche in modo massiccio, ma che magari sono poco frequentati e che potremmo dare delle indicazioni rispetto all'andare in montagna e all'andare in sicurezza. Grazie. Grazie. Prego. Al presidente del CAI di Castellanza, Silvano Landoni, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci e a presto. E adesso andiamo al Lago di Como. Come sapete, molto spesso vi proponiamo anche dei voice over di uno dei servizi che pubblichiamo sulla nostra rivista. Nel mese di agosto è toccato al servizio che riguardava la navigazione sul Lago di Como ed è un'occasione ottima per riproporre appunto questo servizio in questo momento, perché il 24 di settembre ci sarà l'ultimo degli appuntamenti, l'ultimo delle crociere in occasione del Como Lake Summer Light. Alcuni borghi sul lago di Como vengono illuminati e si possono appunto godere, ammirare dal lago con queste crociere che hanno avuto un enorme successo e qualche cosa si programmerà anche in futuro. Ascoltiamo adesso un brano, un pezzetto del voiceover realizzato da Maria Cristina Brambilla. Viaggio nel tempo. Quella che mi attende è un'emozionante giornata di viaggio su due storici mezzi di locomozione, un treno a vapore e un antico battello, il cui motore un tempo era anch'esso azionato dall'energia del carbone. Da Milano a Como e poi in crociera con la navigazione sulle acque dell'Ario fino a Lecco. Raccontare questa piccola avventura come un viaggio nel tempo viene immediato e forse un po' banale. Eppure, mentre affronto con l'auto le curve della Serravalle per raggiungere la stazione centrale di Milano dalla mia casa di Genova, non posso fare a meno di fantasticare. Quello che sto percorrendo è lo stesso tragitto seguito più di 100 anni or sono dal piroscafo Milano. Costruito nel 1903 nei cantieri Odero di Sestri Ponente, il battello venne smontato e poi trasportato su rotaia a Como per essere riassemblato e varato l'anno seguente sulle onde dell'Ario, dove da allora svolge regolare servizio per la navigazione Lago di Como. Il mio viaggio domenicale, in qualche modo, ripercorre in un solo giorno tutta la sua lunga e onorata carriera, dalla Belle Époque fino all'era di Internet. In centrale, l'arrivo dell'Ario Express, il convoglio d'epoca organizzato periodicamente dalla Fondazione FS Italiane, non passa inosservato.
Lo sferragliare dei suoi stantuffi e gli sbuffi di vapore sono accolti dalla sorpresa e dall'entusiasmo dei passeggeri, che, come me, attendono l'inizio di questo viaggio d'antan. Si parte e si viaggia, senza fretta. Oggi che è in pensione, la locomotiva GR740 porta a spasso i turisti. Tuttavia, non è mai stato questo il suo mestiere. Ha un motore potente e ruote piccole. Non è fatta per andare veloce, ma per spostare carichi pesanti. La sua gioventù l'ha trascorsa tirando vagoni merci in giro per l'Italia. Senza troppo badare alle cronologie e alla verità storica, mi lascio trasportare dalle suggestioni. Guarda un po', stai a vedere che sto viaggiando proprio a rimorchio della locomotiva che portò il Milano dal mare alle sponde lariane. Ed è tutto per questa puntata di Orobia Extra. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana.